Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di Cherry Pop, un film su Netflix che ha diverse drag queen provenienti direttamente da RuPaul Drag Race. Però il film secondo me è un po' una zozzeria, sinceramente ve ne volevo un po' parlare per farvi risparmiare diverse ore di video. Voi potrete vederlo a vostro rischio e pericolo. Ma prima di iniziare, se vi piacciono i miei video e vorreste supportarmi, potete farlo iscrivendovi al mio canale, mettendo un like o condividendo il mio video, così da diventare super famosa. Ho parlato anche di RuPaul Drag Race e ho parlato anche di un altro film con una drag queen uscita direttamente da RuPaul Drag Race. Sul secondo canale potete trovare i miei video commento alle stagioni di RuPaul Drag Race, ma su questo potete trovare il mio video dedicato a Hurricane Bianca. Ma iniziamo subito a parlare di Cherry Pop, una poracciata, ma iniziamo. Allora, la storia di Cherry Pop è quella di un ragazzetto che è un po' come, non lo so, avete presente Mulholland Drive, il club silenzio, una cosa simile. Entra in questo club per drag queen e deve esibirsi, non sapeva che fosse un club per drag queen e ha questa passione per volersi esibire. Lui è un cantante, però è anche un po' timidino e scopre di essere la cherry della serata, ovvero la ciliegina sulla torta, subito prima della grande esibizione della drag queen più famosa e rinomata di quel locale. Lui è un po' un timidino, non sa che deve fare e le altre drag queen lo schifano perché è l'ultimo arrivato, soprattutto è etero. Nel film ci sono diversi volti noti come Bob the Drag Queen, c'è Detox, c'è Tempest du Jour che fa la diva, Zaza Queen, e poi c'è la Crystal Royale, una delle mie drag queen del cuore di RuPaul Drag Race, qui però non in drag, che fa Perry, la parte di un tizio fan, roba del genere. Nonostante non sia in drag, mette tutti sull'attenti. Ma all'interno del cast c'è un'altra persona, e ora qui siamo sempre nel mondo dei reality, sto parlando di Tokara Jones. Ora probabilmente così potrebbe non dirvi nulla, ma Tokara è un nome un po' particolare, quindi vi sarà rimasto impresso. Tokara era una che aveva partecipato a America's Next Top Model, una delle prime edizioni. Io sono totalmente una fan, fanatica letteralmente di America's Next Top Model, mi sono vista tutte le stagioni, tutte dalla prima all'ultima, e Tokara era una delle prime modelle curvy. Una volta aveva tipo rotto un paio di pantaloni, litigava con tutti, adoravo letteralmente, e qui fa la moglie di Latrice. Detto così, sulla carta questo sembra un film scoppiettante, altro che Cherry Pop, proprio boom, con tutte queste drag molto famose, molto rinomate. Sicuramente è stata di ok, c'è il trash che straripa ed è una figata. In realtà no, è una schifezza dei film. Questo film è una grandissima occasione mancata, che veramente hanno preso tutto questo buon materiale e l'hanno buttato di sotto. Il film nasce da un corto omonimo fatto dallo stesso regista e si vede, possiamo dirlo, il film è lentissimo. Si vede proprio che sapevano come allungare sto brodo per farlo arrivare a stento poco più di un'ora, e diciamo che non hanno cambiato una virgola rispetto al corto. Però se il corto, non so, io non sono riuscita a trovarlo, magari durava 10-20 minuti, ci stava pure, ma un'ora e 20 non succede niente, una noia. È recitato pure maluccio, diciamocelo tranquillamente, Latrice è super strafiga sempre, anche in versione non in drag, e ci sono altre drag queen che sono molto brave, come Bob, come Detox, che sembrano effettivamente molto imbrigliate da questo film, limitate, non so come dirvelo. Inoltre ci sono altre drag queen che non hanno partecipato a RuPaul Drag Race, oppure io me le sono dimenticate, che sembrano copie di altre drag queen. Tipo c'è Misty che sembra effettivamente, lo sapete cosa, Fifi O'Hara, è identica. L'altra invece sembra Kennedy Davenport, è identica. La queen che però mi ha stupito di più è stata Tempest du Jour. Wow, fighissima in questo film, letteralmente epica, è quella migliore secondo me, e io l'avevo fortemente sottovalutata quando aveva partecipato a RuPaul Drag Race, perché mi sembrava un po' una poracciata quei look. Invece sinceramente è molto molto brava. Inoltre vi consiglio anche di seguirla su Instagram, perché ha adottato due bambini e non lo so, le sue foto di famiglia sono di una cosa adorabile, così come le didascalie, quindi vi consiglio di seguirla su Instagram. L'unica cosa bella del film secondo me è l'estetica, ci sono queste ambientazioni molto belle, così come il camerino di Zaza, molto molto bella, per il resto è una schifezza. Tutto ripreso con la Red, che è tipo una super macchina da presa, però con queste inquadrature tremolanti, manco stesse a fare video allo stadio col cellulare. Inoltre tutto il problema del film secondo me è la trama di per sé e il protagonista. Ma come ti viene in mente? C'è sto protagonista che è una palla al piede, si mette lì ogni 3 secondi a fa sto voice over che se bloccano l'immagine lui deve dire qua la frasetta scontata che non ce ne può fregare di meno, e soprattutto il tutto viene rappresentato come queste drag super brutte e cattive che stanno discriminando un ragazzo etero. Cioè seriamente, dove siamo finiti? Forse il tutto vuole essere messo in scena come tipo come una critica sovversiva, al contrario, simpatichella. Il risultato è, oh mio Dio, che cattivi gay discriminano gli etero. Seriamente?
stiamo seriamente lanciando questa moda, questa è una cosa che effettivamente dobbiamo prendere in considerazione. Io alzo le mani. Inoltre diciamo anche un'altra verità, metà delle battute del film non fanno ridere a nessuno. Come vi ho detto, il problema reale è il protagonista. Ben metà film ci rompono le scatole con sto protagonista che se deve esibire, è super bravissimo. Ci stanno pure i rumori dei vicini che stanno a seganze, sa che? È un talento, però ha paura. E voi vi starete immaginando, ok, quando ci sarà la sua esibizione sarà una bomba. Perché per metà film noi non lo vediamo neppure che si sta iniziando a truccare. Quindi diciamo, ok, sarà un trucco strafigo, farà un'esibizione, boom! Una cagata epica, imbarazzante. Lui con sta parrucca direttamente da Trendy Wig, peggio di quelle che mi mandano a miei cinesi, con sto trucco così dozzinale che sembra fatto con una matita nera e la trousse pupa del 97. Inoltre l'esibizione, io ve la spoilero perché vi ho detto, questo film non ve lo dovete vedere, è una schifezza, risparmiatevi questi momenti di vita. L'esibizione che cos'è? Lui che canta l'Ave Maria, cioè ma che sta, ma il Pavarotti and Friends? Ma che è, una chiesa di Sant'Angelo? Pure il Pavarotti and Friends c'era più trash, non so se vi ricordate, però c'era un'esibizione con Pavarotti e gli Aqua, quelli di Barbie Girl, che cantavano funiculi funiculà, e c'erano gli Aqua che cantavano in mezzo norvegese, danese e napoletano. So funiculi funiculà, bellissimo, vi lascerò il link qui sotto perché è una trashata epica. E questo l'Ave Maria, cioè in un locale di drag queen l'Ave Maria, ok. Il finale è una grandissima acclamazione per sta cagata di esibizione, sta sciatteria di trucco. Pure la peggiore makeup artist di YouTube avrebbe potuto far meglio. Poi c'è l'acclamazione per lui, povero etero che ingiustamente era stato discriminato. Cos'è? Un film sulle drag queen? O una fiction di Rai 1? Ma che è? Ma che sto guardando? Il film è una poracciata, sinceramente non lo guardate. Io avevo visto su IMDb, aveva tipo il 2% su 10 di voto. E ho detto, boh, saranno persone che non capiscono. Ma cosa? Pure troppo 2%. Una schifezza, risparmiatevelo, non vedetelo, vi è bastato questo mio riassunto, risparmiate tempo, non guardatevelo. Una buona Ave Maria a tutti, fatemi sapere se anche voi avete passato quest'ora di vita guardandolo, se anche voi ci siete rimasti così male come me, soprattutto quando lui esce in scena con quel trucco dozzinalissimo. Sembra quasi quando nella puntata di RuPaul Drag Race devono prendere un tizio totalmente estraneo al drag e truccarlo alla bene e meglio, e ci sono quelle che arriveranno, le drag che arriveranno per ultime, che magari non hanno speso abbastanza tempo per truccare, diciamo, l'ospite per la trasformazione e l'hanno speso solamente per truccare loro stesse. Esattamente la stessa cosa che vedi quel poraccio vestito alla bene e meglio, con due stracci intorno, con un po' di fondotinta sparso a random, con una riga a caso così e basta. Davvero, non si poteva vedere quel trucco. Ma poi il vestito, la parrucca, l'esibizione dell'Ave Maria. Io quando ho visto l'Ave Maria ho detto no, cioè, ma che cos'è? Il remake sulla biografia di San Francesco, ma che sto a guardare? Per me una croce sopra, non ci siamo. Fatemi sapere se anche voi l'avete visto, se anche voi siete rimasti ancora così, che quell'esibizione così osannata è rimasta qua, perché a me sì. Fatemi sapere se ci sono altri film sulle drag che vorreste consigliare o sconsigliare. Molte volte mi consigliate cose che io ho già visto, però apprezzo tantissimo, quindi fatelo, magari altri non l'hanno mai visto. Voi ditemi un po' quali sono gli altri film sulle drag orribili e quali sono invece quelli belli. Consigliateli pure qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto questo video, il mio sclero per questa occasione mancatissima. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!